Allora, buongiorno a tutti, io sono Daniele Toni di Lecco, sono libero professionista. L'argomento è sicuramente interessante perché riguarda la parte digitale che sta prepotentemente entrando sul nostro mercato. Oggi sul mercato stanno entrando molti software, molte aziende con dei software che però sostanzialmente sono degli occlusori. Cioè sono in grado di fare una bella occlusione statica dei denti. Non conosco alcun software che sia in grado di fare la dinamica con dei concetti diatologici. Qualcuno lo sta sviluppando, però siamo ancora in una fase così. Allora, prima cosa che vi voglio dire è questa. L'avete già sentita, ma va ribadita fino alla nausea. Fate la diagnosi. Fate sempre la diagnosi, fatela e scrivetela, tenetela nella cartella clinica dei pazienti. La dovete fare perché la terapia è la conseguenza della diagnosi, non può venire prima, prima cosa. E seconda cosa, scrivetela perché è importante dal punto di vista medico-legale. Io mi occupo anche di medicina legale. E non vi dico quanti colleghi non fanno la diagnosi prima della terapia. È un problema grosso. Noi trattiamo soprattutto pazienti disfunzionali, non solo per fortuna perché sono faticosi. I pazienti disfunzionali sono pazienti difficili, sono pazienti pericolosi. Nessuno ha la ricetta per risolvere tutti i problemi dei pazienti disfunzionali. La medicina non ha la soluzione per tutti i problemi del mondo, se no avremmo inventato l'immortalità. Quindi fate la diagnosi e scrivete la vostra diagnosi e tenetela. E fate bene la documentazione del caso, perché le fotografie, i modelli, le radiografie servono anche dal punto di vista medico-legale. La seconda cosa che vi voglio dire come introduzione, ops, qua ho già un problema tecnico, ecco, è che noi medici, noi neonatologi, noi odontoiatri siamo degli esseri umani e ci confrontiamo con degli altri esseri umani, quindi abbiamo a che fare con un sistema biologico, un essere umano, che non ha solo una componente tecnica. Stamattina abbiamo parlato di tantissimi aspetti tecnici. L'uomo ha anche una componente emotiva, psicologica, spirituale, chiamatela come volete, affettiva. Allora, quando siamo nella nostra veste di medici, non dobbiamo dimenticarci questo pezzo qua. Dobbiamo avere tutte le nostre conoscenze tecniche, sono fondamentali, non possiamo mancare su questo, ma non dobbiamo dimenticarci del pezzo affettivo, spirituale, quello che volete. Leggevo nei giorni scorsi una ricerca interessante di uno psichiatra, adesso non mi ricordo il nome, che ha rivisto non so quante psicoterapie, sedute di psicoterapia con i pazienti, e la conclusione che ha tratto da questa revisione di centinaia di psicoterapie è che la psicoterapia si può stabilire dopo le prime 4-5 sedute se la psicoterapia avrà successo o no. E la chiave del successo è quanto lo psicoterapeuta riesce a sviluppare empatia con il paziente. Questa filosofia si chiama focusing, se volete andare a cercarla sicuramente trovate più informazioni, ma è vera anche nel nostro campo, perché i pazienti disfunzionali hanno una componente psicologica spesso molto faticosa, hanno un vissuto pesante, di cui dobbiamo farci carico e con i quali dobbiamo entrare in sintonia. Okay? Quindi non dimenticate questo pezzo qua, perché la medicina non è solo scienza, non è solo tecnica, è anche arte, è anche un pezzo di umanità. Okay? Adesso passiamo invece a qualcosa di un po' più tecnologico. Va bene, questo è il sistema cibernetico dell'organo masticatorio. Ne abbiamo già parlato, vi voglio solo dire una cosa, c'è anche l'estetica tra le funzioni dell'organo masticatorio. L'estetica è importante perché fa parte dell'immagine di sé che ha il paziente.
quando parlate, quando fate il colloquio col paziente, se vi ricordate un po' i fogli che usiamo noi per fare la diagnostica, c'è anche il main concern, cioè la preoccupazione principale del paziente. Attenzione, quella cosa lì non dimenticatevela mai, mai. Perché magari stiamo a guardare i numeri, stiamo a guardare la cefalometria e ci dimentichiamo di quel pezzo lì, e alla fine abbiamo fatto un sacco di lavoro e il paziente mi dice: sì, però io ho ancora il diastema qua e questo mi dà fastidio e non sono contento di questo. Non bisogna mai dimenticarselo quel pezzo lì, eh? Il concetto di asse cerniera credo che sia abbastanza chiaro, è un concetto fondamentale, ci dà le coordinate che ci permettono di avere uno spazio di riferimento. Il dottor Chionia ci ha parlato della carta geografica, io cercherò di parlarvi del GPS, vediamo se riesco. Questo è il sistema di riferimento in una vecchia immagine tra cranio e articolatore, il sistema dell'articolatore, e quello che vedete in basso a sinistra è lo spazio digitale. Lo spazio digitale è lo stesso dell'articolatore, al piano di riferimento, il piano asse orbitale e il sistema di assi. L'asse cerniera è quello giallo, quindi non cambia niente, il sistema di riferimento è lo stesso, abbiamo la possibilità di misurare le coordinate di ogni punto nello spazio e quindi siamo nello stesso sistema di riferimento e ci possiamo lavorare. Questa avventura nel digitale è cominciata per me con la tesi di master. Allora, io ho sempre avuto la passione per il computer da quando mio padre mi ha regalato nell'adolescenza il Commodore 64. Col Commodore 64 ci ho giocato, prima avevo le cassettine che ci impiegavano tre quarti d'ora a caricare un gioco e uno stava lì a aspettare. Adesso se in un picco secondo non abbiamo tutto pronto a schermo, diciamo, il computer è lento. Però il Commodore 64 mi ha permesso di sviluppare una serie di nozioni tecniche sull'informatica e sui computer che poi sono diventate un po' la mia passione. E quindi per la tesi di master ho scelto di fare questa cosa. Abbiamo preso due modelli in gesso, qui vedete due modelli di una ceratura ideale secondo il professor Slavice, li abbiamo scannerizzati con uno scanner digitale. Dopodiché abbiamo ottenuto questi due modelli in formato STL, che è un formato standard, okay? Con questo software che è un CAD molto economico, che viene usato soprattutto nella gioielleria per la modellazione dei gioielli, ma anche in architettura, abbiamo sempre usato come riferimento i modelli in articolatore e mediante questo dispositivo, che non è altro che un braccino che legge le coordinate del sistema spaziale, abbiamo trasferito i due modelli nello spazio virtuale con la stessa posizione dell'articolatore meccanico. Qui vedete ancora i sistemi di riferimento, vedete che i sistemi di riferimento sono gli stessi, cranio, articolatore, spazio virtuale, vedete. Queste tre diapositive vi fanno vedere invece un passaggio successivo che abbiamo fatto, che è il movimento, la dinamica. Nello spazio virtuale abbiamo messo i tracciati di movimento di protrusiva, lo vedete nella sequenza della diapositiva da sinistra a destra. Il modello inferiore, quello rosso, si muove, adesso qui chiaramente sono tre immagini statiche ma si può vedere in movimento. Si muove lungo questo tracciato di protrusiva con questo plugin che si chiama Bongo, che è un plugin di Rhinoceros, e vedete come nelle due diapositive sotto cambiano i contatti tra i denti. A sinistra vedete che ci sono i contatti, siamo nella posizione di chiusura, e là nella posizione di protrusione non abbiamo più contatti sui posteriori ma solo sull'anteriore. Quindi questo passaggio è stato importante perché abbiamo fatto vedere alcune cose nuove nello spazio virtuale. Questa parte la saltiamo. Il secondo gradino di questo lavoro è stata la tesi di master del mio tecnico e di un altro collega che fa ortodonzia, che è stata fatta nel 2014, dopo che io li ho pungolati, picchiati, costretti a fare il lavoro. Al software Rhinoceros abbiamo implementato un plugin che si chiama Grasshopper. Questo plugin è un software che vedremo dopo, ci permette di fare delle cose in più ed è molto interessante.
Questo è un dispositivo per poter ritornare sull'articolatore e avere lo stesso sistema di coordinate, è un dispositivo digitale che ha sviluppato il mio tecnico, è equivalente di quel regolo che non mi ricordo se l'ha fatto vedere per Luigi o Giorgio, dove potete misurare, andare a misurare la posizione, le coordinate di ciascun punto nello spazio dell'articolatore. Ancora la sincronizzazione dei vari sistemi. E qui vedete la prima paziente che abbiamo trattato con sistema digitale di progettazione delle protesi, prima e dopo il trattamento. Allora, vabbè, se uno non sa che è stata trattata con un sistema digitale, dice sì, va bene, la situazione è migliorata, è una paziente normale, non è una fotomodella, l'estetica che abbiamo raggiunto dal mio punto di vista è buona, non è eccezionale, però credo che sia un bel passaggio. La cosa interessante è che da prima a dopo abbiamo fatto in bocca della paziente solo una prova del lavoro e tutto è stato progettato in digitale e io praticamente dopo la progettazione digitale ho fatto semplicemente le impronte, le ho date al tecnico, il tecnico le ha messe in articolatore, ha fatto il lavoro, abbiamo fatto una prova e poi ho consegnato il lavoro. E credo che dal punto di vista del risultato possiamo essere soddisfatti. Sopra c'è una protesi completa con un bottoncino sul canino e sotto c'è un ponte su tre impianti, in basso a destra, ci sono delle faccette sugli anteriori e ci sono degli overlay in ceramica di silicato nel quadrante 3. Allora, il flusso di lavoro, tanto perché questo è abbastanza importante, è quello della raccolta di tutti i dati della riorganizzazione, chiaramente in digitale a questo punto, l'analisi dei dati, il design digitale delle nuove protesi, la preparazione dei denti che viene fatta in bocca da me, nel modo tradizionale, la costruzione delle protesi in laboratorio e poi le protesi in bocca al paziente soltanto con un passaggio in bocca di prova. Non sto a dirvi sul raccolto dei dati e l'organizzazione perché l'avete già vista abbondantemente, vi dico solo che tutto questo per noi è importante perché è il nostro GPS, questo è il museo della nautica, della navigazione che c'è ad Amsterdam e la cosa affascinante è che ci sono un sacco di strumenti che l'uomo ha sviluppato negli anni per navigare, gli olandesi erano dei grandi navigatori e solo se noi sappiamo dove siamo possiamo decidere dove vogliamo andare e come andare. Allora adesso molto velocemente vi faccio vedere la documentazione standard della paziente, l'avete già vista, questo è il foglio iniziale, la storia della paziente con i dati soggettivi che il paziente ci riferisce, la palpazione muscolare e articolare, l'aspetto del dolore cronico è importante per i nostri pazienti, quindi va sempre valutato, le foto che sono importanti per rivalutare poi molte cose, sia alla fine del lavoro ma anche durante il lavoro. Guardare le foto è diverso che guardare in faccia al paziente, si vedono delle cose diverse. La postura, la situazione iniziale, le lesioni laterali, l'overjet, la protesi superiore, la protesi inferiore, vado rapidamente perché non è questa la cosa che ci interessa di più, qui ci sono gli occlusogrammi, i modelli in articolatore, dettaglio dall'interno, questo in posizione di reference, questo in posizione di massima intercuspidazione, il modello superiore, qui si serve per analizzare alcune curve, analizzare meglio i dettagli, i modelli, i due modelli messi insieme. Ecco, qui vi dico imparate a fotografare bene, è molto utile fotografare bene il paziente, a fotografare bene i modelli, a fotografare bene ogni dettaglio, se vi interessa anche qualche aspetto tecnico di laboratorio è importante. Questa è la panoramica iniziale della paziente, la laterolaterale, la cefalometria, poi la vedremo più nei dettagli,
la centrometria secondo sato, e questi qui sono i tracciati. Allora, molto rapidamente, perché questo era semplicemente per far vedere la documentazione standard di un paziente di questo tipo. Allora, questa è la situazione del modello superiore delle mucose della paziente, modello iniziale, prima di fare la nuova protesi, inserito nello spazio virtuale. Quindi il modello è stato digitalizzato ed è stato riposizionato in questo spazio che è Rhinoceros, è un CAD. Sopra vedete il piano asse orbitale, l'asse cerniera, che in questo caso è verde. Questo è il trasferimento. Allora, quando abbiamo fatto questo lavoro qui, facevamo ancora il trasferimento dei primi 5 mm del tracciato della coronografia, facendo millimetro per millimetro, quindi un'approssimazione, perché non avevamo altro modo per farlo. Quindi vedete, millimetro per millimetro, abbiamo preso il tracciato di protrusiva, l'abbiamo trasferito nello spazio, lo stesso per la mediotrusione. E quindi, una volta che abbiamo trasferito tutte le informazioni, chiaramente abbiamo fatto che l'inferiore, eccetera, si fa l'analisi dei dati. Si può fare un'analisi statica sui modelli, un'analisi delle protesi precedenti, i parametri che avete già visto, il piano occlusale, la curva di Speer, destra e sinistra, e un'analisi della centrometria. Questa è l'analisi del modello superiore, alcune linee, alcuni piani, il piano sagittale mediano, altri piani, potete fare quello che volete, una volta che il tecnico, voi decidete cosa analizzare, basta tracciare due punti, è relativamente semplice. La stessa analisi fatta sulla protesi vecchia, l'analisi delle cuspidi, le cuspidi, le fosse discentrica, le cuspidi di stampo. Praticamente quello che viene fatto normalmente dal tecnico sull'articolatore può essere fatto con molta precisione anche nello spazio virtuale. Qui vedete, a destra c'è l'angolo di Stewart, a sinistra ci sono le cuspidi di centrica attiva. Questi sono i due piani occlusali. Chiaramente nel digitale sono molto scenografici, perché li vediamo tridimensionali. Chiaramente sulla centrometria si vede solo la linea, la curva di Speer a destra, la curva di Speer a sinistra, compenso. Questa è la valutazione di un parametro che per noi è molto importante, che è l'altezza facciale inferiore della paziente, e questa è la conclusione dell'analisi di questi dati digitali. I denti posteriori della protesi superiore sono posizionati sulle selle, e questo ci sta bene. L'inclinazione delle guide anteriori non è corretta per una guida sequenziale, che è quella che vogliamo in questo caso. Non è che vogliamo sempre la guida sequenziale, in questo caso volevamo fare una guida sequenziale e qui non corrispondeva. L'arco inferiore non è ben allineato con il superiore, il piano occlusale non è corretto a destra perché è troppo basso, e la dimensione verticale è corretta. Allora, a questo punto dobbiamo progettare nello spazio digitale la nuova protesi. Allora, il primo passaggio è quello di fare un setup virtuale, un setup digitale nell'articolatore virtuale di questi denti, da canino a canino, i denti anteriori. Qui vedete i due, 41 e 31. Dopodiché correggiamo il piano occlusale di destra, che era molto basso, vogliamo portarlo a 12 perché dalla cefalometria abbiamo deciso che quello è quello corretto per la paziente. Questo è il piano occlusale sinistro, lo mettiamo anche lui a 12. Vedete in grigio quello che è il setup virtuale dei denti, o la ceratura virtuale, chiamatela come volete. Sono stati digitalizzati questi denti, che sono denti del commercio. Abbiamo deciso che per questa paziente questi denti avevano le caratteristiche che andavano bene, li abbiamo digitalizzati con uno scanner e li abbiamo importati nello spazio virtuale. Dopodiché sono stati messi, questo è l'adattamento alla curva di Speer a destra, curva di Speer a sinistra,
Questa è la sovrapposizione dell'analisi che avevamo fatto prima con i piani sagittale mediano, delle creste, eccetera, con quello che è il nostro setup virtuale della protesi inferiore. Okay. Allora, curva di Wilson, che è questa inclinazione vestibolo-linguale dei molari inferiori che poi si riflette sui superiori, per noi è uno spazio funzionale che è da rispettare, sono come dei limiti di guardia entro i quali noi dobbiamo stare per costruire i denti, perché altrimenti nei movimenti avremo delle interferenze con il superiore. Okay? Allora, qui questa è una diapositiva un po' per sollevare il morale, per farvi ridere un po'. Semplicemente dice che il processo di comunicazione è fondamentale che abbia una trasformazione nel passaggio da persona a persona, e che questo passaggio da persona a persona, con anche delle incomprensioni o dei cambiamenti, è fondamentale perché rende vitale il processo di comunicazione. Quello che vi sto raccontando io adesso, ciascuno di voi lo recepisce un po' a suo modo, ci mette dentro quello che sa, quello che non sa magari viene oscurato, e quindi prendete dei pezzi e lo integrate, e magari se lo raccontate a qualcun altro cambiate un po'. Questo rende vitale il processo di comunicazione, altrimenti il processo di comunicazione sarebbe morto. Questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto sull'arcata inferiore con questi denti del commercio. Siamo sempre nella fase statica. Adesso vediamo la dinamica. Allora, questo qui è il movimento di protrusione di 5 mm, secondo il tracciato che avevamo importato della paziente. Chiaramente i denti in azzurro sono quelli protrusi. E quindi cominciamo a costruire il design della protesi superiore. Centrale, le medie intrusioni. Ecco, vi invito a guardare la freccia rossa. Allora, i denti del commercio che abbiamo scelto avevano quell'inclinazione lì, e chiaramente non potevamo far rispettare quella che è la linea, la lineetta sottile rossa, che quella è la guida che volevamo noi. Per cui per adesso i denti li abbiamo messi così, altrimenti veniva una paziente con due canini che andavano fuori i denti così e forse non era al massimo. Li abbiamo messi lì, vi farò vedere alla fine poi come abbiamo risolto questa questione dell'inclinazione della guida. Movimenti. Medietrusione a sinistra, questa è l'impostazione dell'arco superiore. Abbiamo completato la fase di progettazione digitale. Allora, dopo di questo, chiaramente con l'indicazione del tecnico, sono andato in bocca, adesso non ho le foto della preparazione, comunque questo è il modello dove ci sono i denti anteriori preparati per le faccette, i denti del quadrante 3 con le preparazioni per gli overlay e l'impronta degli impianti del quadrante 4. A questo punto il tecnico, e qui è stata una scelta nostra di quel momento lì, ha costruito col modo tradizionale le protesi. Possiamo discutere di questa cosa, nel senso che oggi si sta spingendo molto verso il CAM, cioè la fresatura o la stampa in digitale delle protesi, seconda dei materiali usati, dei sistemi, eccetera. Sicuramente nel futuro il CAM sarà una cosa molto interessante, sia la fresatura che la stampa digitale per alcuni materiali. Le stampanti digitali stanno diventando quelle di vario tipo, sia quelle termiche che quelle che usano dei fili che poi si sciolgono, sia quelle polimerizzano, ci sono delle stampanti che lavorano in un bagno e polimerizzano con la luce la resina secondo quello che è l'indicazione, quindi stampano nel liquido. Proveremo anche noi questo tipo di sistema, però in questa fase ci interessava tornare al metodo tradizionale, perché per noi in questo momento l'obiettivo era quello di far vedere che il CAD è uno strumento molto interessante che ha molte potenzialità nell'analisi, quindi nella diagnosi. Okay. Ecco, qui salta fuori quel dispositivo che ha messo a punto il mio tecnico, quindi con i modelli tradizionali delle impronte rimontate in articolatore abbiamo trasferito quelle che erano le coordinate
lette nello spazio digitale, e il tecnico ha fatto praticamente la ceratura con l'ausilio di questo sistema. Okay? Questa punta si posiziona esattamente nelle coordinate che si vedono sul display, lui va a costruire il cono di cera, fa la ceratura e questo è il risultato finale. Nel quadrante 4 abbiamo usato i denti, sono stati posizionati in modo che le punte corrispondessero, le cuspidi corrispondessero alle coordinate che avevamo dato nello spazio virtuale. Nel quadrante 3 è stata fatta la ceratura e poi sono state cerate le faccette. E questo è il risultato del lavoro finito. A questo punto il tecnico ha messo in lavoro il lavoro inferiore articolatore e ha cominciato a costruire la protesi superiore con i soliti criteri, mettendo i denti, l'espirione, il movimento anteriore, eccetera, il risultato di occlusione che è stato ottenuto in articolatore. E qui vedete nella diapositiva di sinistra che i denti anteriori hanno della cera. Allora, questo è per ricostruire le guide, perché i denti del commercio non avevano delle guide con l'inclinazione giusta, quindi poi il tecnico ha resinato queste zone e il risultato finale sono le guide come le volevamo noi. Quindi la paziente prima e dopo il lavoro, questo è un follow up a giugno di quest'anno, e questo il lavoro è stabile, direi che il risultato estetico per essere il primo lavoro fatto in questo modo è più che accettabile. Qui la protrusione, i movimenti di lato protrusione destra e sinistra. Adesso molto rapidamente vi faccio vedere un secondo caso che abbiamo fatto di protesi totale implementando Grasshopper, che è questo plugin parametrico. Allora, plugin parametrico vuol dire semplicemente che con questa modifica del software siamo in grado di mettere dentro dei parametri e di giocarci direttamente nello spazio virtuale. Non è semplice spiegarvi la differenza dell'uso di Grasshopper e dell'uso del CAD, però magari lo intuite adesso. Questa è la protesi vecchia della paziente, la panoramica, è stata fatta la documentazione standard come prima, questi sono i due modelli, allora, delle mucose e delle protesi montate nello spazio virtuale con i soliti criteri, queste sono le mucose. Allora, con Grasshopper siamo stati in grado di importare il tracciato reale, tutto il tracciato, tutti i valori del tracciato coniografico, quindi questi sono semplicemente i passaggi tecnici. Ecco, dopodiché sulla sinistra vedete questi schemi. Allora, questi schemi non sono altro che degli algoritmi che si creano abbastanza facilmente in Grasshopper, perché è una serie di icone, voi le mettete lì, le icone sono delle operazioni di vario tipo, algebrico, booleano, eccetera, e immettete, date in pasto a Grasshopper dei valori iniziali e lui spara fuori il risultato finale, e in questo caso gli abbiamo dato in pasto i valori di coordinate della condilografia e lui il risultato che ci ha dato è questo tracciato. Adesso ho detto in termini molto stringati, ma abbiamo fatto lo stesso lavoro, quindi sono stati analizzati i dati digitali, ancora i piani che avete visto prima, sulla protesi, l'arcata inferiore, la protesi vecchia. Allora, ancora sulla sinistra vedete quel tipo di schema di prima. Con Grasshopper abbiamo il vantaggio che c'è una specie di cursore, tra le icone c'è questo cursore, e possiamo giocare, cioè come se avessimo l'articolatore e spostassimo in alto e in basso il piano occlusale e decidessimo di provare. Il vantaggio è che nello spazio virtuale tutto questo avviene molto più rapidamente, molto più precisamente, e possiamo testare subito facendo muovere il modello inferiore che cosa succede, se abbiamo interferenze, se abbiamo l'apertura di un eccessivo spazio posteriore, eccetera. Gli algoritmi li abbiamo creati noi passo passo, ci siamo messi io e il mio tecnico e con un po' di lavoro li abbiamo fatti. Ancora la valutazione della dimensione facciale inferiore, che è un parametro molto importante, e questo è il risultato dell'analisi. Quindi i denti della protesi vecchia sono montati in una buona relazione con i piani dell'analisi. C'è chiaramente la protesi a diversi anni, una
usura dei sistemi di guida, delle linee guida dei denti e una simmetria dei piani occlusali, c'è una mancanza di supporto per le labbra dal punto di vista estetico e c'è spazio per un aumento della dimensione verticale. Allora, il passaggio successivo è ancora il design della progettazione della nuova protesi, con, in questo caso con il plugin parametrico. Quello che abbiamo pianificato di fare è l'aumento della dimensione verticale, che viene pianificato con la cefalometria, e il riposizionamento della mandibola, anche questo pianificato sia con la cefalometria che con la coniografia, che con la radiografia dell'articolazione e la definizione del punto intercisale. Questa era la fase statica, poi c'è la fase dinamica che più o meno è come prima. Allora, vediamo rapidamente. Questa è la scelta della verticalizzazione che vogliamo fare, questo è nello spazio virtuale cosa si ottiene incrementando, a destra vedete quel cerchio rosso, c'è ancora questo cursore che ci fa lavorare come se lavorassimo sul pene incisale dell'articolatore, quindi qui abbiamo dato un incremento di 2 mm, qui abbiamo scannerizzato degli altri denti perché erano più adatti per questo caso e abbiamo cominciato a posizionare i denti, quindi i denti incisivi, la definizione del punto interincisale per il piano occlusale, l'angolo di Stuart, il dente riposizionato. E poi passiamo alla fase dinamica. Cominciamo a posizionare i canini, correggendo gli angoli, i piani di riferimento, sviluppo frontale, piano occlusale, la curva di Spee, la curva di Spee di sinistra, destra e sinistra, e questo è il risultato finale dell'arcata inferiore. L'arcata inferiore sul modello delle mucose. Qui vabbè, adesso ci sono dei dati relativi alle guide che saltiamo. Ancora una volta la curva di Wilson. Il software Grasshopper, il plugin Grasshopper ci permette di giocare ancora una volta. Vedete il puntino rosso centrale al dente e noi possiamo lavorare in questo modo, quindi giocare facendo ruotare su quest'asse il dente e valutando cosa succede alla curva di Wilson se la cambiamo in diretta. Queste sono ancora le superfici che avevo detto prima. Questi sono gli algoritmi relativi ai movimenti, cioè che sono in grado di far muovere in avanti. Sono un po' complessi, però ci permettono di lavorare in diretta col tracciato coniografico reale del paziente. Questi sono i tracciati, i vari tracciati di protrusiva, lateralità destra, lateralità sinistra, quindi nel cerchietto, la guida anteriore e qui sovrapposte le immagini dei denti in massima intercospirazione e protrusiva. In questo modo possiamo cominciare a posizionare i superiori, canino, destro, sinistro, premolare e via così, fino a ottenere tutta l'arcata. Ancora una volta il lavoro è stato fatto poi in maniera artigianale, adesso qui, okay. Quindi i due modelli in articolatore, adesso vi salto tutti i passaggi della ceratura e questo è il risultato finale della protesi finale per la paziente con i punti di centrica attiva. La paziente prima o dopo, il rapporto con le labbra, allora non siamo completamente soddisfatti, questo, diciamo che la paziente è la tata di mia moglie, quindi l'abbiamo usata un po' come cavia, tra virgolette, per questo tipo di lavoro. Non aveva niente da perdere, nel senso che le sue protesi le aveva, non aveva disturbi, a noi interessava provare su una paziente cosa succedeva, in realtà adesso le abbiamo un pochino modificate nel gruppo frontale perché erano un po' troppo sventagliati in avanti.
mia figlia diceva che gli avevano fatto dei denti da coniglio. Avete visto che cosa si può fare nella progettazione col digitale delle protesi? Chiaramente c'è ancora da lavorare, da sviluppare, però credo che nel rispetto di tutti quelli che sono stati fatti vedere prima come parametri della neatologia, il risultato è soddisfacente. Questo paziente ve la faccio vedere perché è interessante per un altro tipo di aspetto del digitale che sta venendo avanti in maniera notevole. È una paziente che ha una forte asimmetria, abbastanza evidente, non ha grossi problemi generali. Lei è venuta soprattutto perché ha mal di schiena nella zona lombare, se non porta uno sci, ha problemi all'articolazione. Guardate l'indice occlusale com'è, 2.11 è abbastanza alto, e poi alle risposte da 11 a 18, a 17 ha risposto sempre sì, quindi è una paziente che soggettivamente percepisce di avere dei grossi problemi. Questa è la sezione muscolare che non è molto bella, soprattutto a destra, sia per quanto riguarda l'articolazione che per quanto riguarda i muscoli, e questa è la sezione del dolore cronico, che forse sembra meno grave di quello che in realtà è. Questa è un'analisi un pochino delle asimmetrie dal punto di vista frontale. In bocca è così, l'articolatore è così. Allora, per lei, invece della solita documentazione, abbiamo deciso di fare la CONBIM con questo apparecchio. Non mi interessa fare pubblicità alla cavo, semplicemente per dirvi che questo tipo di apparecchio ci permette di acquisire un volume notevole, quasi tutto il cranio. E queste sono le immagini della schermata della cefalometria che ci dà il software di questa macchina. Chiaramente i dati che otteniamo sono dati DICOM, quindi sono in formato standard, che possono essere poi importati in qualsiasi software che lavora nel campo dell'immagine medicale. Questa è l'immagine panoramica che si ottiene dalla CONBIM, non è come la panoramica tradizionale, è un'altra cosa, però è comunque un'immagine panoramica della bocca. Quelle scritte che vedete, quei punti che vedete, sono i punti cefalometrici. Qui è stata, ho fatto una cefalometria tridimensionale, cioè sono andato a posizionare nello spazio, perché nel volume del cranio, i punti, i landmarks della cefalometria, e si può sviluppare la cefalometria tridimensionale con questo tipo di immagine. Però ho fatto anche la cefalometria tradizionale, perché il problema della cefalometria 3D, almeno per l'analisi di Slavice e di Sato, è che non abbiamo valori statistici di riferimento. È ancora abbastanza da inventare, e questo è uno dei campi in cui penso investirò con altri colleghi un po' di tempo nei prossimi anni, per analizzare una serie di dati sia dei pazienti che dei crani secchi e avere una base di dati interessante per poter fare un lavoro statistico. Quindi queste sono le immagini della destra e della sinistra della paziente, perché qui il problema era la simmetria. Quindi la cefalometria tradizionale con il metodo di Luigi era possibile sovrapporre il problema dei denti, però a livello di basi ossee fare la cefalometria dei due lati su un'immagine che è bidimensionale con la sovrapposizione non è così facile, non tutti riescono a farla e sicuramente le informazioni sono un po' complicate. Qui invece abbiamo proprio dal volume, possiamo ricavare, il software ci dà le due immagini della destra e della sinistra, e sulla destra e sulla sinistra abbiamo fatto il tracciato tradizionale. Allora, non vi dico che questa qui è perfetta, perché il problema è che la cefalometria tradizionale è stata sviluppata su un'immagine bidimensionale con delle strutture che si sovrappongono. Questo vuol dire che le strutture hanno anche delle deformazioni. Qui non è così, perché questa è un'immagine tridimensionale, quindi non vi dico che questa qui è esattamente sovrapponibile a una cefalometria 2D. Però, come tutte le cose nella nostra raccolta dati, non usiamo mai un solo pezzo
come la verità assoluta. Ecco, la nostra diagnosi si chiama diagnosi confluente perché usiamo tutte le informazioni che abbiamo per dire dove vogliamo andare, dove siamo e dove vogliamo andare. Quindi dal punto di vista dell'orientamento generale è comunque una buona informazione. Queste le avete già viste diverse volte, sono le due analisi della destra e della sinistra. E adesso vi faccio vedere invece, ecco, questa invece è l'immagine della cefalometria 3D, quindi nel volume del cranio sono stati posizionati tutti i landmarks, che sono chiaramente, alcuni sono diversi rispetto a quelli della cefalometria standard, perché qui abbiamo destra e sinistra, abbiamo alcune strutture diverse. Ed è abbastanza interessante, è un campo nuovo. Voi che siete giovani su questa cosa dovete lavorare molto e ottenere il massimo. Non è che il digitale è la soluzione di tutti i problemi. Allora, il digitale richiede molta più precisione perché è estremamente rigido, quindi non perdona gli errori e richiede sempre di avere la testa molto ben lucida. Siamo di fronte a un essere umano. Non esiste che nell'essere umano, l'essere umano non è una macchina, quindi non esiste niente di automatico. Progettiamo la tolleranza di un decimo di millimetro e automaticamente andiamo a mettere in bocca e funziona tutto. Non è così. L'essere umano ha dei sistemi delle capacità di compenso, ha una testa, un'emotività, eccetera. Quindi bisogna sempre ricordarsi che il digitale non è onnipotente. È uno strumento importante, interessante e va usato. Chiudo con questa diapositiva perché ad Amsterdam quest'estate in un negozio abbiamo visto questa, che è una piccolissima stampantina 3D, probabilmente autocostruita e di compensato, e siamo rimasti tutti stupiti dalla bellezza e dalla varietà delle forme che questa macchinetta, che costerà forse 100 euro, 200 euro, è in grado di fare. Le macchine stampanti digitali professionali sono in grado di fare cose molto grandi e sicuramente nel campo dell'odontoiatria riusciremo a fare delle cose molto interessanti con le stampanti. Quello che vorremmo fare io e il mio tecnico è di utilizzare delle stampanti per la resina, probabilmente quelle fotopolimerizzabili, per costruire dei provvisori o delle protetizzazioni rapide da provare in bocca al paziente. Una placca splint progettata in digitale e stampata ha dei costi ridicoli e possiamo ottenerla in tempi velocissimi una volta che abbiamo le informazioni. Quindi sicuramente questo tipo di strumento in futuro diventerà molto importante per il nostro lavoro. Grazie.